Vasco Rossi, i concerti del 2018 saranno negli stadi. L'annuncio di Vasco Rossi fa impazzire i fan, ecco i concerti del 2018, negli stadi, ovviamente, come aveva già anticipato il rocker un mese fa. Alla notizia aggiunge anche il titolo del nuovo tour, un'ode all'infinita e inarrestabile carriera del Vasco. Vasco non stop live, i fan non avevano dubbi. L'emozione vissuta dai fan dopo il Vasco Rossi Modena Park è ancora viva. Tanto che tutti i 230.000 e oltre che si sono accalcati sotto il palco del rocker di Zocca, hanno ancora chiare e limpide nella mente le ultime parole pronunciate dal loro beniamino, prima di sparire, ancora una volta, dietro al palco. Alla prossima, aveva detto Vasco e si sa, lui le promesse le mantiene sempre. Ecco l'annuncio che ha mandato di nuovo in delirio i fan, dopo il lancio dell'attesissimo cofanetto del concerto evento dell'anno, arriva un messaggio ancora più importante dal suo profilo Facebook. Dopo Modena Park, Vasco non stop live. A giugno, negli stadi, come minimo 7. Alla faccia di chi aveva sostenuto che il concerto al Parco Ferrari sarebbe stato l'ultimo della sua carriera, ecco che il Vasco stupisce e colpisce nel segno, programmando un nuovo tour negli stadi altro che palazzetti al chiuso per festeggiare ancora una volta con tutti i suoi fan. La notizia corre veloce per il web e tutti gli appassionati della sua musica non vedono l'ora di saperne di più, dove si terranno i concerti del nuovo tour di Vasco Rossi nel 2018? Ancora non lo sappiamo, ma vista la grandezza del soggetto e la sua infinita voglia di regalare, ancora una volta, un'emozione gigantesca ai fan, non è escluso che voglia ripercorrere le tappe dei suoi live con precedenti. Un ripasso? Quello di Roma è stato epocale, ma il comandante non aveva riempito soltanto la capitale delle sue note graffianti e ruggenti. Vasco aveva incontrato i fan anche a Milano, Torino, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Messina, che siano queste le prossime tappe? Per ora sappiamo soltanto che saranno almeno 7. Ma tutto è possibile con Vasco. Vasco Rossi, l'uomo dei record impossibili. I fan devono tenersi pronti, Vasco Rossi sta per tornare e lo farà dopo nemmeno un anno dal concerto evento dell'anno, che ha segnato una pagina importante della storia della musica. Modena Park è stato qualcosa di eccezionale, dove il Vasco si è davvero superato. I record? Ormai li sappiamo tutti ma, in vista di viverne altri per il nuovo tour di concerti negli stadi per il 2018, ricordiamoli ancora una volta. I numeri, il rocker di Zocca è riuscito a riunire come lui nessuno al mondo più di 230.000 fan sotto il suo palco sfavillante di luci, colori e note super roccheggianti. La scaletta? Infinita, più di 40 pezzi per ripercorrere gli altrettanti anni di carriera che, visto il recente annuncio, non ha proprio voglia di chiudere. E perché dovrebbe farlo? A Modena Park ha dimostrato di essere ancora uno dei più grandi animali da palcoscenico che la scena musicale abbia mai visto. C'era chi lo voleva chiudere nei palazzetti, ma alle voci che parlano di palasport invernali rispondo che noi procediamo per estadi. E noi? Senza parole.